La forza del pino. Questo titolo sonante è rivolto a chi pensa che la rappresentazione della natura non sia di per sé arte perché è solo la copia di un soggetto dal vero, una semplice esibizione della propria tecnica. Potrebbero anche aver ragione se non fosse che la natura stessa è la massima espressione artistica, lo diventa nell'istante in cui viene percepita dai nostri occhi. Ogni percezione è soggettiva e dipende dall'esperienza individuale di ognuno di noi, dallo stato d'animo con cui ti arriva l'immagine in un determinato istante della tua giornata. La rappresentazione di ciò che hai davanti è la traduzione di un soggetto attraverso i tuoi occhi e le tue mani. Esiste un concetto più azzeccato per definire l'arte? Quindi ti invito a seguirmi in questo breve viaggio alla scoperta della forza del pino. Avrai notato nel video introduttivo che nella parte destra del foglio era presente un pino già dipinto in precedenza. L'ho fatto qualche giorno fa copiandolo dallo stesso identico soggetto fotografico. Era un pino fatto con una tecnica sciolta e speditiva che non mi dispiaceva affatto perché era abbastanza rispondente allo stato d'animo con cui l'ho rappresentato. Uno stile adatto ad un secondo piano, non troppo dettagliato, in un contesto naturale in cui potrei mettere più a fuoco altri obiettivi. Oggi l'intenzione è quella di scendere più nel dettaglio. Mi sono ritagliato un po' di tempo per dipingere con tutta calma e da seduto. Non ho voluto fare una traccia preliminare a matita, ma ho preferito rallentare l'esecuzione in modo da correggere il tiro in caso di errori. Ho coperto il precedente provino appositamente per non farmi condizionare dalla prima versione. Per coprirlo ho appunto usato la foto di riferimento per averla molto vicina agli occhi e rimanere abbastanza fedele alle forme delle chiome e dalle proporzioni. Ti riassumo i colori in questo schema che farò comparire ogni tanto nel corso del video. Si tratta di poche semplicissime miscele che accompagnano questa esecuzione interamente bagnato su asciutto. Come vedrai, per tutto il corso del lavoro userò pennelli sottili ed appuntiti perché oggi si lavora sul dettaglio. Siccome non sto realizzando un paesaggio ma un semplice particolare messo a fuoco, non è mia intenzione lavorare sulle sfocature. Però avrò comunque bisogno di dare il senso della profondità, infatti un pino ha chiome anteriori e chiome posteriori. Non lavorando sulle sfocature giocherò unicamente sulle tonalità di colore, più luminose o più ombrose, a seconda se esposte alla luce o più lontane e nascoste. Per ogni chioma inizio sempre dalla tinta chiara e luminosa per poi aggiungere gli scuri in un secondo momento. Siccome voglio che le tinte scure si fondano senza distacco netto da quelle chiare, cerco sempre di aggiungerle sui colori più chiari quando questi sono ancora umidi, altrimenti rischierai di lasciare degli stacchi troppo netti. Per ottenere questo effetto devo praticamente completare una chioma alla volta, chiari e poi scuri, prima di passare alla chioma successiva. Per non perdere lungo la strada la forma del mio albero, collego le chiome fra loro man mano che le realizzo, almeno con i tronchi ed i rami principali, in modo da avere una continuità nel lavoro e non rischiare di trovarmi con una forma distorta. Sarebbe l'unico errore a cui non potrei porre rimedio. Il grado di dettaglio con cui inizio una fronda del pino è variabile. Sono più disinvolto nel momento in cui parto con il verde più chiaro, perché so che con i chiari possono essere più approssimativo. Quando poi ripasserò dove serve con gli scuri potrò aumentare il dettaglio, ma seguirò una traccia già parzialmente delineata. Potrò correggere le forme e le direzioni senza troppi problemi. Thank you.
Questo particolare approccio all'acquerello non è difficile perché lavorando su asciutto non hai grossi problemi con le sbavature. Ovviamente tieni conto che sto facendo un particolare, un pino, un soggetto fine a se stesso. In generale non puoi fare un intero paesaggio su asciutto con l'acquerello o perlomeno non puoi aspettarti che un paesaggio su asciutto venga un capolavoro. La potenza dell'acquerello viene sfruttata normalmente se sai sapientemente abbinare le velature bagnato su bagnato con i dettagli su asciutto, perché renderai al meglio il senso della profondità e della limpidezza dell'aria. Questo è un buon esercizio per concentrarti su un unico soggetto, per provare la fusione dei colori e l'uso delle miscele, e comunque può diventare un piccolo quadretto con cui esporre la propria arte nella creazione di scorci naturali e non. Anzi, può funzionare benissimo anche su particolari di tetti, di vecchi cammini, di portali, di scorci architettonici. E credo che si potrà fare qualche video anche dedicato a questi soggetti. Iscriviti al canale, vedrai che ci potremo sbizzarrire anche in qualcosa di simile. I rametti finali danno un meraviglioso senso di disordine e di movimento con cui potrai divertirti a inventare, questa volta secondo il tuo personalissimo gusto, perché non ci sono vincoli di sorta se non forse il solo rischio di esagerare. Ti consiglio solo di andarci piano, pensando bene a quanti dettagli aggiungi e di ragionare in modo da fermarti al momento giusto.
Ora che ho finito il mio nuovo pino, posso finalmente scoprire quello vecchio per stupirmi di quanto io sia cambiato dall'altro giorno ad oggi, nel modo di affrontare il mio lavoro. La forza del pino è la tua, è lo specchio della tua essenza, mutevole proprio come l'ispirazione. A presto!